Ragazze, ciao a tutte! Allora, oggi vi mostro come realizzare questa nail art, semplice semplice, è fatta interamente con i colori acrilici. Io ho messo un colore di base rosa, come se fosse la struttura sotto, un costruttore rosa, però voi potete tranquillamente farla anche su una struttura trasparente, non c'è assolutamente problema. Allora, quindi ho preparato la mia tip con un colore rosa, l'ho bufferizzato leggermente. Adesso prendo come sempre la mia la nail form, dove si stacca. Ogni volta ho problemi a dire come si chiama sto pezzo di carta. Prendiamo i colori acrilici, scegliete quelli che vi piacciono, quelli che volete voi. Allora, il fiorellino lo potete fare benissimo del colore che più preferite, io ve lo mostrerò come l'altro nel colore oro. Quindi vado e deposito un po' di colore qua. Aggiungo un pochino di acqua perché non mi serve che sia molto 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 concentrato. Poi prendo anche il nero. Anche lui con un pochino di acqua. Poi pulisco il pennellino e inizio a disegnarmi il fiorellino dove meglio credo, dove voglio sulla tip. Quindi prendo un po' di oro e boh, non lo so, per esempio voglio che il mio fiorellino parti da qua, quindi disegno come dei petali. Non vi preoccupate se non è ben definito, perché poi tanto col nero lo andiamo noi a definire bene. Ne potete fare uno, ne potete fare due, come volete. Io ne faccio solo uno stavolta. Poi pulisco il pennello e prendo. Allora, questo qui era un pennellino che si era completamente spennacchiato, era bruttissimo. Infatti, non so se riuscite a vedere, ve lo avvicino un po'. E vedete le setole che le ho tagliate per creare appunto questo un po' più fine. Perché se era tutto aperto, allora mi sono messa un po' con pazienza e ho fatto questo qua più fine. Aspettiamo qualche secondino che il colore acrilico sia asciutto, poi con il nero, se vi sembra lo diluite perché i colori devono scorrere bene. Incomincio a contornarlo, quindi se vi accorgete di avere tanto colore, scaricate. In questo caso non è completamente, diciamo, asciutto al 100%. Il colore di base, quindi l'oro, è molto bello fatto anche con l'argento, per esempio. I bordi più sono irregolari, più sono belli, eh? Quindi non andate a cercare la perfezione, una riga un po' più cicciottella, una riga un po' più grossa, esce ancora meglio.
Ok, e di qua l'altro petalino che è un po' nascosto. A questo punto facciamo delle lievi righe, così, che scendono. Quindi poco colore, seguiamo i petali, quindi giriamo la tip se ci riesce meglio. E fate qualche righetta così. Ok, ora dal centro con un po' più di colore, partendo da qua andiamo a fare delle piccole lineette così su ogni petalo. In modo leggero. Se vedete che vi manca colore, prendetelo. Girate la tip sempre per aiutarvi. Io sposto un attimo il colore perché ho paura, come al solito, di pucciare la mano. Quindi una volta disegnato il nostro fiorellino, andiamo a ricreare come delle specie di fantasie. Non devono essere precise, anzi, vedete, in questo modo andiamo a fare come delle specie di lineette curve, una attaccata all'altra, una più larga, una più lunga, una più cicciotta. E se vedete, qua avanza del piccolo spazio, quindi quello che vado a fare è riempirlo. Vado semplicemente col colore a riempire in questo modo. Potete anche cambiare direzione, cambiare verso, per esempio potete adesso farle in questo modo. Continuate fin dove volete, magari fate uno specie di disegno che vada da qua a creare come una specie di curva, diciamo. Per esempio in questo caso io le vado a chiudere. Se vedete che il colore si sta asciugando, andate a mettergli un po' di acqua. Ecco, vedete qua, coloro le parti rosa. Poi aggiungo un pochino di acqua, perché vedo anche che il colore mi scorre meglio. Ok, questa qua sarà una, per esempio, noi ci definiamo una riga così. Questa parte qua sarà tutta nera, che voi potete andare a scegliere di colorare col gel color direttamente con l'acrilico. Ma io vi consiglierei di più il gel color, perché se per caso si sbecca il sigillante, i colori acrilici con l'acqua poi vanno via. Quindi vado a riprodurre anche qua.
la stessa fantasia, dove vedo che c'è dello spazio rosa lo vado a coprire, quindi dopo coprirò anche qua. E qui, se voglio, cambio ancora direzione e li faccio così, in questo modo. Quindi ora aspetto un attimino che si secca e poi col nero vado a colorare tutto il resto. Ho preso il gel color e ora vado a seguire piano piano i contorni e a colorare col nero. Definisco anche con un pennello fine se voglio. Mi raccomando, passate molto tirate, perché comunque il nero è un colore scuro da polimerizzare, quindi piuttosto fate due passate, ma sempre belle tirate. Ok, vado in lampada 5 secondi perché è un fast. Dopodiché vado a fargli la seconda stesura, sempre col nero, perché scusate, non l'ho detto, io sto usando il Poison Black di Passione Unghie. Quindi adesso prendo un altro pochino di colore, la tippa finito, e vado a fare così la seconda stesura. Ci poteva mancare il pelo. Ok, fatto questo, prima di andare di nuovo in lampada, io vado a prendere i miei brillantini, possono essere scagliette, possono essere glitter, quello che più vi piace. Io andrò a mettere questi qui e vado a metterli. Scusate, ma per aprirli ogni volta metterò queste micro scagliettine qua, che poi tanto micro non sono, perché sono abbastanza grandi. Quindi sporco un attimo il pennello per farmi attaccare le scagliette, di un sigillante, di un lucido, quello che più preferite, quello che più volete. Io in questo caso, per esempio, lo sporco con Ultra Gloss. Prendo le scagliette e le vado così a mettere qua e là sul nero. Le mettete e poi le sistemate come volete. Oppure potete anche non metterle, eh? Questo è a gusto personale. Io non sono contenta se non metto qualche brillantino, quindi io lo devo mettere sempre. Ecco, così, in modo un po' sparso, che ci siano dappertutto. In questo modo. Quindi ora che sono soddisfatta vado in lampada. Uscita dalla lampada vado a sigillare tutto il disegno molto bene. Bisogna avere un po' di accortezza perché ripeto, questi sono colori acrilici, quindi bisogna essere sicure di sigillare tutto bene, perché altrimenti con l'acqua viene via. Quando la cliente si lava le mani viene via, quindi state attente a fare ogni angolino. Ok, e vado in lampada.
uscita dalla lampada, questa qui è la tip finita, vi mostro anche le altre. È semplicissimo, è facile, veloce, potete fare i fiorellini come volete. Io in questo caso non li ho aggiunti, però se voi volete potete andare, vedete, in questi qua con il bianco potete usare sia l'acrilico, quindi le pitture acriliche, o direttamente il gel, a fargli qualche puntino bianco al centro. Quello è proprio come preferite voi o come preferisce la cliente. E nulla ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e noi ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao!